Signor Cenarelli, dopo 3 anni finalmente la Fonte della Salute è stata aperta al pubblico. Che cosa è accaduto in questo frattempo? Le istituzioni hanno nicchiato un pochino e purtroppo sono dovuto ricorrere anche a fare un piccolo esposto. Da ignorante in materia di legale ho sbagliato qualcosina e quindi il tribunale ha azzerato tutto. La seconda volta che ho provato a dire che facevo un ulteriore esposto, hanno capito che avevo sbagliato e che probabilmente anche loro avevano sbagliato, qualcuno di loro, e quindi mi hanno subito aperto la strada e dato l'acqua. Ma qual era il problema? L'allaccio all'acquedotto? Il problema era proprio l'allaccio all'acquedotto, se io avevo i requisiti idonei per l'allaccio oppure no. Chiaramente il regolamento non l'ho fatto io, l'ha fatto l'atto provinciale e se loro non sanno come si legge il loro regolamento, a volte mi chiedo cosa stanno a fare, però vabbè, al di là delle polemiche che non servono a niente, perché questo è un servizio di pace, non è un servizio di guerra, quindi resettiamo tutto, l'importante è che siamo arrivati alla conclusione positiva chiaramente e che la gente possa accedere, come sempre ho detto, rigorosamente, gratuitamente, a provare quest'acqua che a mio giudizio fa molto bene alla salute e non solo anche a mio giudizio, anche a giudizio di qualche medico, perché io sono un agricoltore, non sono un medico, alcuni medici dicono che è una cosa molto interessante. Ecco, sabato scorso questa fonte è stata inaugurata, è l'acqua dell'acquedotto, però qui c'è qualcosa in più. Qui c'è qualcosa in più nel senso che c'è uno strumento giapponese che fa un'elettrolisi e questa elettrolisi la rende alcalina, la rende più, diciamo, tra virgolette, lo dico in maniera più semplice, più fina, più sottile, in modo che penetra meglio nei tessuti e riesce a pulirli meglio, quindi toglie delle infiammazioni, toglie le impurità, le toglie meglio dell'altra acqua. E ha avuto dei benefici? Io personalmente ho avuto dei grossi benefici, sia a livello renale, sia a livello anche di infiammazioni urinarie. Rispetto a prima sto molto meglio, mi è cambiata decisamente la vita, ho migliorato dell'80% come minimo. Ora i cittadini che vogliono così bere quest'acqua possono venire qui tranquillamente a qualsiasi ora del giorno, come funziona? Allora, i cittadini che vogliono usufruire di quest'acqua, io gli consiglio di portare delle bottiglie o dei contenitori di vetro, perché nella plastica non va bene, e possono venire qualsiasi ora del giorno e della notte, H24, tranne il lunedì mattina, dalla mezzanotte della domenica fino alle 5 del mattino, che lo strumento da solo si ripulisce, perché fa l'autopulitura automatica. Tutti gli altri minuti può erogare tranquillamente acqua per tutti, per chi la vuole. Allora, qual è il procedimento per cui una persona che vuole attingere dell'acqua si reca qui e quindi che fa? Di giorno si vede benissimo perché qui ci sono due pulsanti, uno rosso e uno verde. Premendo il pulsante verde comincia l'erogazione dell'acqua. Quando successivamente uno ha finito di riempire la bottiglia di vetro, quello che ha, preme il pulsante rosso e si spegne l'erogazione. Ci sono le analisi esposte, le analisi che ha fatto il Biolab come la legge prevede, ci sono delle indicazioni. L'unico consiglio che mi sento di dire adesso è che chi ha problemi di stomaco in particolare deve bere quest'acqua prima di mangiare, 2-3 bicchieri prima di mangiare e poi mangia, la può bere continuamente anche durante i pasti, che starà meglio nel breve periodo. Un ringraziamento lo vorrei fare chiaramente a Gianluca Ilari che mi ha dato gli input per poter arrivare a questo, a definire e quindi ad inaugurare questo distributore.